Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, visto che si avvicina Beltane, ho pensato di proporvi un piccolo progettino molto semplice per decorare l'altare in vista del Sabba. Come leggerete dal titolo, si tratta del palo di maggio. Il palo di maggio, realizzarlo a grandezza naturale è abbastanza impossibile, soprattutto se siamo solitari. Però la variante d'altare piccolina può essere comunque un'idea simbolica carina per avere il nostro simbolo di Beltane personale. Questa variante che vi propongo ha la particolarità di essere totalmente smantellabile, quindi nessun pezzo verrà attaccato definitivamente agli altri. Quando passerà la stagione di Beltane potremo tranquillamente smontare tutto, recuperare le parti, magari utilizzarle in altri progetti oppure decorare lo stesso palo in modi diversi per gli altri Sabba. Ci serviranno un po' di cose ovviamente. Innanzitutto una bacchetta o un legnetto, un bastoncino, qualcosa per rappresentare appunto il nostro palo. Io qui riciclerò una bacchetta da batterista che non mi serve, quindi è un'idea carina da riciclare. Poi una base nella quale inserire il palo. Io qui userò un vasetto arancione, che è un colore molto carino, caldo, adatto alla stagione. Qualcosa per riempire la base e quindi far stare su il nostro palo. In questo caso io userò dei sassolini, ma possiamo tranquillamente usare anche della terra, magari del sale se il bastoncino non è troppo pesante, oppure anche delle biglie, delle palline di vetro, qualsiasi cosa va bene in realtà. Poi per la decorazione vera e propria del palo serviranno naturalmente dei nastrini colorati. Il colore è a nostra scelta, possiamo usare i colori tipici del Sabba oppure altri colori del nostro gradimento che magari vanno a simboleggiare qualcosa che vogliamo propiziare, qualche idea che vogliamo rendere fertile. Poi, del filo, della lana o del cordoncino, qualsiasi cosa di questo genere, giusto per legare i nastrini al palo. Forbici per tagliare sia i nastrini che la lana. E poi una matita o un pennarello se vogliamo decorare il nostro palo con qualche simbolo. Io adesso non lo farò perché ancora non ho deciso cosa metterci. Altra cosa opzionale, magari qualche simbolo primaverile come fiori, farfalle, queste cose qui se vogliamo decorare la punta del palo. Però anche in questo caso non credo che lo farò, non adesso. Se vorrò mettere qualche fiore magari lo farò più in là, altrimenti prima che arrivi a Beltane rischiano di seccarsi. Allora, la prima cosa da fare è di prendere il nostro palo e i nostri nastrini, che io preventivamente ho già tagliato a misura così non perdo tempo, e dobbiamo legarli alla punta del palo. Per legarli useremo il filo di lana e la cosa importante è semplicemente di alternare i colori, quindi ne legheremo uno, faremo un nodo, poi passeremo a un altro colore e così via, alternando i colori così non è monotona la decorazione. Mi metto al lavoro e ci rivediamo quando ho fatto. Ok, una volta finiti di legare i nostri nastrini, stringiamo bene il nodo del nostro filo per fissare il tutto, tagliamo l'eccesso. Il filo poi potremo facilmente tagliarlo tutto oppure tirarlo via così per rimuovere facilmente tutti i nastri. Una volta arrivati a questo punto, giriamo a testa in giù i nastrini, giusto per poterli pareggiare con le forbici se vogliamo. Li prendiamo tutti così. L'eccesso in modo da pareggiarli tutti. Spero non fare un disastro. Ok, quindi ora sono più o meno tutti della stessa lunghezza, magari li pareggerò ulteriormente in seguito. Adesso tutto quello che resta da fare è per la decorazione, appunto possiamo legare qualche fiore quassù se vogliamo o qualche altro simbolo, magari dipingere o disegnare qualche simbolo anche sul palo. Come dicevo, non lo farò adesso. L'ultima cosa che resta da fare è di fissare il nostro palo nella base. Quindi se usiamo la terra, semplicemente mettiamo il palo e riempiamo di terra finché non è ricoperto e quindi stabile. Io lo farò gradualmente con i sassolini e dovrò regolarmi un pochino, però allo stesso modo, insomma, andrò semplicemente più lento. Ok, ecco qua, come vedete il palo è stabile,
non oscilla se non sono io a muoverlo, è fisso sulla sua base, i nastrini sono tutti intorno ed eccolo qua.